ci è stato detto lo scorso incontro, lo può fare in chat e io poi giro la domanda al professore. Intanto che aspettiamo. Allora, ecco, professore, vedo una domanda nella chat. Una domanda è un chiarimento sulla teoria dell'attribuzione, successo barra insuccesso. Allora, io penso che oggi parleremo anche di quello, quindi lo rimando alle cose che diremo. Quindi Però saranno chiarimenti. detto in breve, per non rimanere con il dubbio di cosa vuol dire, si riferisce alla teoria di un certo Wiener, che ha esaminato un processo che è naturale alle persone nel ricercare la causa dei propri successi o dei propri fallimenti. Cioè, quando noi facciamo qualcosa e otteniamo un buon risultato oppure un cattivo risultato rispetto a quello che desideravamo, è spontaneo nelle persone ricercare qual è stata la causa. Questa ricerca delle cause è stata categorizzata da Wiener. Ecco, poi adesso vedremo, sono una serie di combinazioni di variabili che ci fanno, diciamo così, in certi casi cercare delle cause di un certo tipo che poi influenzano successive mo motivazioni. Adesso l'ho detto in generale, poi dopo lo vediamo eventualmente più in particolare successivamente. Va bene? Sì, ha detto va bene. Quindi a questo punto, se lei vuole incominciare, professore, poi se ci sono domande io me le segno e poi gli faccio, Va me le bene. giro. Bene, allora io recupero un po' quello che avevamo detto nell'incontro precedente, riassumendo brevemente quello che avevamo detto. Avevamo detto che la motivazione all'apprendimento è una motivazione particolare che non è paragonabile con tutte le motivazioni che abbiamo per fare qualcosa. Faccio l'esempio diverso dalla motivazione a apprendere, è la motivazione che un ragazzo oppure anche un adulto può avere per fare la raccolta dei francobolli oppure fare la raccolta dei minerali. E per fare questo uno è motivato. Ma questo tipo di motivazione non è quella che corrisponde e che abbiamo in classe. In classe abbiamo una situazione molto particolare di un contesto nel quale interagiscono molte variabili e che non sono tutte, diciamo,
riferibili alla possibilità di una motivazione intrinseca nell'apprendimento. Per esempio, in classe esistono delle materie che non sono di propria scelta. Lo studente entra in classe almeno fino alle scuole superiori ed è costretto a seguire delle discipline che lui non sceglierebbe e delle quali non ha la possibilità di avere una motivazione intrinseca. Intrinseca intendiamo il piacere di studiare quella cosa lì. Però questo è imposto dalla scuola e non è, diciamo così, ricercare in tutte le cose che si fanno a scuola una motivazione intrinseca è fuori dalla realtà. La motivazione scolastica, o in genere la motivazione scolastica, noi seguendo l'autrice di cui parliamo, abbiamo detto che grosso modo la motivazione corrisponde a una serie di domande che noi abbiamo sul fare qualche cosa. E queste domande determinano la complessità della motivazione scolastica. Dove voglio arrivare, che cosa voglio realizzare, che cosa si suppone che io debba fare per arrivare, è importante e piacevole da fare quello che mi si chiede da fare, posso farcela, che cosa determinerà il mio successo o insuccesso, e c'è la teoria dell'attribuzione sulla domanda che abbiamo risposto un momento fa, e interessa a qualcuno ciò che faccio. Cioè la motivazione è una realtà complessa che è data e descritta in, diciamo, nell'ambito psicologico come un costrutto complesso. E come costrutto complesso indica un po' la risultante che si ha dalla interazione di diverse variabili. L'interazione non è deterministica e dinamica e può, diciamo così, essere alimentata, può a un certo punto diminuire, può cambiare, può essere in conflitto con altre cose, per cui la motivazione è una realtà complessa. Noi l'altra volta avevamo esaminato soprattutto l'aspetto degli obiettivi, indicando come gli obiettivi siano un primo elemento molto importante della motivazione e che va curato moltissimo. La cosa che non ho detto l'altra volta e che aggiungo adesso riguardo gli obiettivi, va tenuto anche presente che gli obiettivi di apprendimento alle volte entrano, soprattutto in certi momenti di età evolutiva, con altri in conflitto con altri obiettivi, per esempio sociali, che rendono complicata la gestione degli obiettivi di apprendimento. Sociali vuol dire, per esempio, un ragazzo o un adolescente nel momento dell'età evolutiva si appassiona per uno sport oppure si innamora di un ragazzo o di una ragazza e lì, diciamo così, questi obiettivi, gli obiettivi di mantenere la relazione, gli obiettivi di riuscire nello sport, entrano in competizione con altri obiettivi scolastici, di apprendimento. E c'è un problema molto complesso che, diciamo,
trova i ragazzi soprattutto in questo tempo, nel tempo in cui viviamo, a gestire contemporaneamente obiettivi paralleli. Questo fa riferimento a quello che vi ho detto, agli esempi che vi ho dato prima, ma per esempio pensate agli obiettivi, a questa teoria degli obiettivi all'università, dove uno studente mantiene contemporaneamente un'apertura di obiettivi che sono obiettivi di diciamo di guadagno, di una possibilità di lavoro e nello stesso tempo di studiare e di prendere una laurea. E questi obiettivi non si aiutano reciprocamente, spesso vengono in conflitti e richiedono una complessità di operatività del soggetto a vivere, a possedere, gestire questi obiettivi. L'autrice parla un po' di questo, esprime, diciamo, i suoi dubbi o aspetti problematici della situazione, però è un dato di fatto che è difficile evitare. Un po' la realtà è così, un po' perché anche la situazione evolutiva e di crescita dei ragazzi e porta alla contemporaneità di obiettivi competitivi tra di loro. Ecco, questo lo aggiungo. Poi dall'aspetto, ponendoci direttamente dall'aspetto motivazionale dell'apprendimento, c'è tutta una riflessione che va fatta circa la proposizione degli obiettivi in scuola. Ci tengo a sottolineare come, non solo, forse non è questo un fatto solo italiano, è un fatto anche constatato altrove, gli insegnanti non curano molto il dire ai ragazzi, agli studenti, gli obiettivi di apprendimento e non si fermano moltissimo sul definirli. Oppure non evidenziano con chiarezza la scala o diciamo, la sequenza di obiettivi da raggiungere in un giorno rispetto a quelli precedenti e a quelli successivi. Per questo si richiede molta attenzione da parte degli insegnanti già nel momento di definire e chiarire ai ragazzi gli obiettivi di apprendimento come una delle cause che, diciamo, nel sistema può ridurre la motivazione. L'altra cosa di cui stavamo parlando, la seconda cosa, è quello che riguarda la seconda domanda. Che cosa mi si chiede di fare nell'attività, diciamo, scolastica di motivazione? C'è sempre, diciamo, spesso questo anche qui alcuni insegnanti lo danno per implicito. Che cosa mi si chiede di fare? Rispondono: devi studiare. Non è esattamente questo. Bisogna stare anche qui molto attenti perché quello che mi si chiede di fare entra nella motivazione all'apprendimento. Siccome quello che mi si chiede di fare non è in genere nella scuola, o non necessariamente proponibile come qualcosa che piace, non è assolutamente da escludere la possibilità e la necessità di saper gestire in modo intelligente, diciamo così, il bastone e la carota, diremmo con una volta.
In questo caso il bastone no, ma certamente la carota sì, cioè come attrarre i ragazzi a fare quello che gli si chiede di fare, ed è la gestione delle cosiddette ricompense. Sulla gestione della ricompensa c'è stata una ricerca amplissima che grosso modo risale al comportamentismo e a Skinner. E Skinner è uno psicologo, diciamo, vissuto per molti anni, morto verso la metà del secolo scorso. E lui ha influito moltissimo in tante cose, nella ricerca, come anche nella motivazione e nella spiegazione dell'agire, del comportamento umano, sottolineando in modo particolare che, essendo la mente una realtà estremamente complessa, complicata, difficile, da evidenziare, era meglio, considerare le variazioni di comportamento come determinate da cose esterne, in particolare i cosiddetti premi. È qui che è venuta fuori la motivazione estrinseca, cioè uno, tu non puoi entrare dentro la testa dei ragazzi, però gestisci quello che succede nella mente dei ragazzi attraverso una compensazione, attraverso il richiamo, o la proposta di premi e di ricompense. Questa teoria è passata molto negativa, è diventata molto negativa dalla metà del secolo scorso in poi, soprattutto attraverso le ricerche di Bandura, che hanno evidenziato dei limiti e dei difetti di questa teoria. Questa popolarmente si è diffusa come tentativo da parte degli insegnanti di insegnare non per motivazioni estrinseche, ma cercare sempre nell'insegnamento la motivazione intrinseca. Per motivazione intrinseca intendiamo, diciamo, il piacere che uno ha nel fare una cosa, e quindi di stimolare soprattutto il piacere di sapere, più che non studiare, si dice così, per il voto o per il premio che viene promesso dall'insegnante o dai genitori. La ricerca più recente, dagli anni 80 in poi, soprattutto la ricerca di Brophy, a cui risale il volume di cui vi parlo, ha fatto una ricerca sul modo di utilizzare le ricompense in un modo intelligente e significativo, senza cadere nella negatività di ricompense materiali esterne. E sono soprattutto l'uso delle lodi, l'uso degli apprezzamenti e dei riconoscimenti che l'insegnante dà ai ragazzi in merito a ciò che essi fanno. Allora, diciamo così che questa ricerca, che risale all'87, che è ormai citata tantissimo, o sempre, diciamo così, proposta, è molto interessante, e io non mi fermo troppo su questo, ma vi dico solo alcune cose. Cioè, i ragazzi, gli studenti, sono molto sensibili ad apprezzamenti o a
ricompense o a riconoscimenti attraverso le lodi che si danno loro per ciò che fanno. Solo che bisogna stare attenti a darle. Per esempio, le lodi non devono essere generiche, per dire generiche di fronte a un qualche cosa che ha fatto il ragazzo, dice sei stato bravissimo, oppure benissimo, perfetto. Queste sono, diciamo, espressioni che non aiutano e non migliorano diciamo, la motivazione, mentre invece, diciamo, riconoscimenti personalizzati che rilevano il motivo, che indicano, diciamo, un qualche cosa di significativo interno alla persona, che non è, diciamo, un modo standardizzato di dire le cose, ma entra in relazione diretta con i ragazzi, può essere molto efficace. Per questo, diciamo così, dare lodi e ricompense, data la situazione scolastica di una non possibilità di avere sempre una motivazione intrinseca, sembrano molto significative e importanti. L'altra cosa molto importante, quella che vi riporto nello schema che di PowerPoint che vi do, stare attenti al quando e al come si dà. Sul come l'ho già detto, al quando, per esempio, non dare prima o indicare prima la ricompensa, ma indicarla sempre dopo a quello che i ragazzi hanno fatto. Faccio un esempio. Se io dico, do un compito e dico che alla fine, quando uno avrà finito un certo numero, facciamo questo come esempio, poi guardate quello che dico, non il contenuto. Se io dico dovete fare 10 esercizi e dico chi riuscirà a farne 8, può avere anche il voto massimo di quello che ha fatto, è probabile che questo tipo di ricompensa blocchi molti ragazzi a fermarsi all'ottavo esercizio, perché quando arrivano all'ottavo esercizio dice beh, ho già ottenuto il massimo del voto. Non bisogna promettere le ricompense prima, le ricompense le dai dopo, cioè quando tu correggi, supponiamo i compiti e dall'ottavo esercizio in poi dai tutti un esercizio, una valutazione diciamo ottima. I ragazzi possono chiedere perché mi ha dato e poi potete dire secondo me chi ha raggiunto questo livello merita il massimo della valutazione. Mi è comparsa prima una domanda, Angelo, puoi Sì, io indicarmi, le prendo nota, le registro. poi mi è Sì. scomparsa, No, devo io le registro. le registra e poi dopo me le Sì, passa. sì, sì, Ok. sì, 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 sì. Quindi Oppure se vuole che la faccia subito, non so. non lo so, dipende dalla domanda. Adesso io non lo so se ha significato il risponderci subito, rispondo È subito. relativa alle strategie per ricompensare. E che cosa C'è richiede? una Rosa che dice che queste strategie dovrebbero essere adottate dal consiglio di classe, non da un singolo docente, ma almeno dallo stesso consiglio di classe. No, no, perché dipende dalle cose che sta facendo l'insegnante. Non è necessario che queste. Parlo di ricompense
che siano non materiali o totalmente estrinseche. Totalmente estrinseche intendo premi o, diciamo così, un punto in più per una cosa o per un'altra cosa di questo genere. Non hanno senso queste cose qui. Sono, diciamo, ricompense estrinseche, ma non sono da utilizzare. Mentre invece le ricompense intrinseche, cioè estrinseche da utilizzare, devono avere una coerenza con quello che lo studente fa. E siccome in ogni disciplina vengono fatte delle cose diverse, la coerenza è relativa ad ogni insegnante, non a cose estrinseche. Bisogna che ci intendiamo forse su cosa si intendiamo per ricompensa estrinseca, però con una significatività intrinseca. Cioè, se io dico a un ragazzo, in quello che hai fatto hai dimostrato una sensibilità e una profondità di comprensione molto profonda, io do una ricompensa perché do un apprezzamento, però va a toccare qualche cosa di intrinseco nell'animo del ragazzo. Diverso è dire per quello che hai fatto meriti un voto in più. Mi sono spiegato? Speriamo. Sì. Poi c'è una domanda. Oppure, per esempio, il dire beh, estrinseca, l'uso, per esempio, delle graduatorie in classe sono un modo di utilizzare la valutazione, diciamo, come motivazione estrinseca negativa. Però dire ad un ragazzo che nel compito che ha fatto ha dimostrato di essersi impegnato di più del compito precedente e di essere riuscito a correggere gli errori che aveva fatto e che faceva è una motivazione, è una ricompensa estrinseca, però tocca l'intimo del ragazzo. Che è diverso da dire, non si fa probabilmente, ma comunque fare una classificazione su un tabellone, su un display, su una bacheca, del andare su e giù rispetto alla graduatoria che si è stabilita nel primo compito in classe. E rispetto ai successivi. Per chi ha una certa familiarità, può pensare a quello che è il metodo di cooperativo di Slevin, che premia il miglioramento e non premia il rimanere nello stesso livello. Adesso non vorrei uscire troppo dall'argomento, se può essere utile posso spiegarlo un po'. Levin ha un sistema che è fortemente motivazionale, però è relativo anche a un sistema di apprendimento che oggi non è più accettabile. Superato, cioè lui valuta l'apprendimento attraverso specie di questionario test e lui fa un primo test di base iniziale sul quale ogni ragazzo trova una collocazione rispetto alle domande giusto o sbagliato che ha fatto. Nel test successivo
Lui dice: se tu hai fatto la stessa quantità di errori di prima del test precedente, ti abbasso di un voto. Se invece lo hai fatto meglio, lo aumento di un voto. Se la volta successiva, però, che io rispetto alla seconda, tu hai fatto lo stesso numero di errori nella terza volta che hai gli errori che hai fatto nel secondo test, io ti abbasso di un voto. Se però la quarta volta tu vai meglio della terza, io ti aumento di un voto. Quindi c'è una compensazione di questo genere. Quello che di fatto lui ottiene attraverso questo sistema molto meccanico è di trasmettere un'idea della instabilità del successo ottenuto. Per cui tu devi sempre fare meglio rispetto a quello che hai fatto precedentemente. Se tu, perché hai ottenuto la sufficienza, non migliori, il voto peggiorerà fino a diventare insufficiente. Ora, questo è molto estrinseco. È vero che lui è stato criticato e lui ha risposto anche in termini significativi, secondo me, alle obiezioni che gli sono state poste. E lui ha detto: è vero che io uso la motivazione estrinseca, però certi ragazzi non riesci a smuoverli se non attraverso la motivazione estrinseca. Ora, questo è un problema che non possiamo affrontare qui, che per esempio il libro di cui vi sto parlando affronta in un capitolo più avanti, quando parla di ragazzi, diciamo, apatici, o di ragazzi amotivati, e dice come fare a recuperare questi ragazzi. Allora, lì c'è una riflessione molto seria e molto profonda, e dove si sottolinea e si evidenzia come la demotivazione, chiamiamola così, profonda, o l'apatia per l'apprendimento, può essere smossa attraverso anche la motivazione estrinseca, perché la motivazione intrinseca non c'è e non è possibile smuoverla. E secondo, non è che la motivazione estrinseca danneggia la motivazione intrinseca, perché non c'è. Qui parliamo invece di motivazione intrinseca, cioè estrinseca, che però smuove dall'interno i ragazzi all'impegno e allo sforzo in ciò che viene fatto. Non so se mi sono spiegato, è un po' complicato, però in poche parole dire tutto. Spero che di aver risposto. Io su questo, nella conferenza di stasera, non penso di arrivare a entrare nella casistica dei ragazzi problematici. Rimando al capitolo nono del volume, dove si parla di quattro categorie di ragazzi problematici nella motivazione. Una di queste sono i ragazzi apatici, cioè disinteressati assolutamente per la scuola, i ragazzi che vengono chiamati underachiever, cioè ragazzi che fanno il minimo possibile per studiare o apprendere, i ragazzi che vengono chiamati con sindrome da fallimento, cioè ragazzi che sono ormai scoraggiati nella possibilità di apprendere, di studiare, questi qui.
casi qui non probabilmente sono casi che interessano molto chi mi sta ascoltando, però considerateli come casi. Noi parliamo invece di casi che possiamo mettere, tra virgolette, nella normalità. Normalità vuol dire ragazzi che non hanno particolari problemi, che però, se non trovano un tipo di scuola di un certo tipo, cioè motivante, finiscono per andare nel gruppo dei apatici e demotivati, cosa che si rileva e si constata non solo in Italia, credo, ma anche in altre nazioni, come la scuola in genere, man mano che i ragazzi crescono, diventa sempre più demotivante. E che la demotivazione è un fatto statisticamente rilevante a partire dalla scuola media e diventa sempre maggiore nella scuola superiore. E non sono ragazzi che erano problematici, erano ragazzi normali che per una certa situazione erano anche motivati, ma per il modo con cui viene presentata la scuola, nel modo in cui vivono la scuola, vivono l'apprendimento, progressivamente si distaccano e si orientano su altre cose. E lì la competizione degli obiettivi fa strage, perché a un certo punto o lo sport o la discoteca o gli amici o altre cose di questo genere diventano molto più significative della scuola. E su questo, allora il problema si pone come fare una scuola che sia motivante e che non implicitamente genera demotivazione. E noi parliamo di questo. Va bene? Sì, c'è un collega Marco che chiede se il cooperative learning si può considerare come un modo per motivare gli studenti ad apprendere. Non da solo, non da solo. Diciamo così, lo vedremo poi più avanti. È un capitolo molto, molto interessante. Questo per noi in Italia probabilmente molto nuovo, di novità, anche se altrove ci sono moltissime ricerche e l'autrice è una specialista di questo. Sottolinea come l'aspetto relazionale sia una delle variabili importanti della motivazione ed è dimostrato che dove i ragazzi vivono delle buone relazioni con i compagni hanno dei risultati maggiori e migliori e hanno maggiore motivazione. Questo ve lo dirò più avanti quando vi parla della relazione, il senso di appartenenza o di comunità. Allora, il cooperative learning entra soprattutto e molto in questo aspetto qui. Poi dipende da cosa fa il cooperative learning che può e generare e aumentare o diminuire la motivazione. Però certamente, siccome il senso di appartenenza o di comunità che si vive a scuola si constata dalle ricerche che ha un influsso sconsiderevole, ecco, non unico, perché altrimenti basterebbe fare un gruppo di amicizie a scuola. E i risultati sarebbero automatici. Però diciamo così, dove nelle classi e nella scuola si vive un senso di appartenenza,
e di comunità, questa entra profondamente nella parte anche motivazionale e di risultati. Adesso io non entro perché è una cosa che vedremo più avanti e dopo, però vi faccio semplicemente l'esempio per richiamarvi questo. Pensate al caso estremi, i casi di bullismo in scuola. I casi di bullismo sono un peso enorme alla motivazione a studiare per chi lo subisce. Oppure pensate ai problemi che hanno i superdotati nelle classi, perché le loro capacità fanno sì che i compagni li emarginano. Io ho trovato dei ragazzi superdotati, ma molto superdotati, i quali erano emarginati perché i propri compagni li consideravano persone secchioni, oppure gente fortunata, oppure non alla pari degli altri, e roba del genere, che si erano ridotti a commettere errori su errori nei compiti o dimostrare di non aver studiato per recuperare il senso di normalità tra i propri compagni. Questo per dire, ma questo lo vedremo, vediamo poi dopo quando parliamo di questo, per dire che è una delle variabili della complessità della motivazione ed è uno anche degli impegni dell'insegnante che deve curare moltissimo a scuola per avere il risultato di una motivazione ad apprendere. E il cooperative learning è una di queste strategie che, diciamo così, hanno inizialmente portato a sottolineare l'aspetto sociale, però dobbiamo pensare che il cooperative learning è andato già molto più avanti e si è andati verso le comunità di apprendimento che coinvolgono non tanto e solo il gruppo, ma coinvolgono la classe intera e che si chiamano comunità di apprendimento. Torniamo indietro, perché eravamo indietro. Andiamo alla motivazione intrinseca. Quello che è la domanda che l'autrice si pone come terza domanda. Quello che mi si chiede di fare è significativo o piacevole? Su questa domanda ci sono diverse teorie. Una è anche quella dell'orientamento verso l'obiettivo. La teoria dell'orientamento verso l'obiettivo è una tipologia, di, ricerca che ha considerato moltissimo, diciamo, l'approccio che un ragazzo ha nell'apprendere, e che spinge i ragazzi o gli studenti ad apprendere. L'orientamento verso l'obiettivo in genere è stato analizzato su una dicotomia di obiettivi: o imparare per sapere, oppure imparare per il voto. E la ricerca è stata molto molto ampia in questi 20 anni più di ricerca e non è arrivata a delle conclusioni molto chiare, nel senso che non è facile nella ricerca sperimentale discriminare facilmente questi due obiettivi. E ne manco, diciamo così, riuscire a ottenerli facilmente a scuola. Per
Però diciamo così, un'indicazione c'è. Inizialmente l'ipotesi di questo tipo di teoria si basava sull'idea che molti ragazzi erano o demotivati o erano, diciamo così, disinteressati all'apprendimento che avevano come obiettivo il voto. Quindi si vedeva in questo un aspetto molto negativo per l'apprendimento, perché studiare per il voto non portava ad apprendere in modo significativo qualche cosa. E allora si insisteva, diciamo, per esempio, il voto. Si riteneva, si ritiene, cioè, che il voto fosse causa di forti ansietà da parte degli studenti. Quell'ansietà che, per esempio, noi o voi vedete a scuola quando siete prima del compito, quando dite domani farò il compito, oppure farete il compito e vediamo. Oppure uno si dice ai ragazzi, vabbè, non studiare, ma poi vedrai che ci sarà l'esame, eh? E se non sei pronto, affari tuoi, ti arrangerai. E i ragazzi vengono messi in ansia per il voto, perché il voto è importante, per cui studiano per il voto. E si rilevava che lo studiare per il voto era un modo di studiare superficiale. Ed era anche causa giustificatrice del copiare per avere il voto, per avere la sufficienza, tu poi spingi i ragazzi anche a copiare. E quindi si vedeva l'aspetto dell'obiettivo di studiare per il voto come totalmente negativo anche a dei fini e scopi educativi. Mentre invece lo studiare per apprendere, che viene chiamato studiare per la padronanza, per il possesso e comprensione dei contenuti, lo si riteneva come una soluzione a un apprendimento superficiale ed anche di onestà e di impegno per la cosa. La ricerca sperimentale non ha dimostrato completamente questa ipotesi. Ora, oggi si ritiene che i due obiettivi siano aspetti positivi come anche dei rischi. Cioè, chi studia per imparare ha un rischio di non arrivare mai pronto ad una valutazione, perché si mette su una strada o di ricerca o di analisi o di apprendimenti, o cioè dove non è mai pronto per una valutazione, o mai per giudicarsi, diciamo, giudicarsi a un livello di apprendimento significativo da poter andare oltre. Chi studia per il voto è facile, ha un rischio quello di studiare per il voto, cioè se io ho una sufficienza mi fermo perché tanto sono promosso. I due elementi messi a questi estremi sono, diciamo così, competitivi, o è l'uno o è l'altro, mentre invece devono diventare coordinati ed essere, diciamo così, più equilibrati. In questo tipo di teoria, ci sono state anche, esperimenti che hanno però evidenziato come sia importante nella scuola insistere sull'apprendimento significativo,
Significativo vuol dire quello che imparo mi arricchisce. E quello che e la fatica che faccio premia quello che ottengo. E quello che faccio è una cosa che mi piace. Nel capitolo ottavo dell'autrice è tutto dedicato a come rendere il tutto, non solo, ma comunque parecchio spazio viene dedicato a come l'insegnante può rendere significativo e piacevole lo studio. Qui adesso accenniamo solo alla teoria, che diciamo ha sottolineato questo aspetto. E alcune strategie che sono importanti per rendere significativo e piacevole quello che viene proposto nella scuola. Una di queste è anche la teoria dell'interesse. La teoria dell'interesse è una delle forse teorie motivazionali, non dico più vecchia perché è più vecchia l'intrinseca e l'estrinseca, ma è certamente una delle prime teorie che hanno dato la ricerca sulla motivazione ed è ancora continua in questi tempi sull'importanza di creare interesse su quello che viene studiato o viene appreso. Ci sono alcune autrici, soprattutto ci sono due o tre ricercatrici molto significative, Heidi e l'altro Herzerowitz, che lavorano su questo e hanno anche una teoria cosiddetta dei quattro passi. In genere sull'interesse si distingue quello che è l'interesse situazionale rispetto a quello che è l'interesse epistemico. L'interesse situazionale è qualcosa che mi interessa in un certo momento per il come una certa cosa, un certo argomento mi viene presentato. Per esempio, facciamo così, utilizzare il gruppo per suscitare l'interesse. L'interesse situazionale è un interesse che nasce dal modo concreto in cui in un certo momento viene presentato un certo contenuto e viene in qualche modo richiesto un comportamento. Per esempio, lavorare in gruppo, oppure rispondere ad una domanda, oppure fare una ricerca, andare su internet. Ed è facile però che questo interesse situazionale alla prossima attività, che non è un interesse situazionale, il ragazzo non reagisca più, oppure perché le cose, le novità che ha avuto all'inizio non ci sono più. Per esempio, uno può utilizzare una volta per suscitare l'interesse, fare una ricerca su internet. Lo può fare una seconda volta, ma dopo una terza o una quarta, i ragazzi non sono più interessati a fare la ricerca su internet perché è una cosa che è diventata di routine, che non dà molto, risultato, oppure che è faticosa o roba di questo genere. Però può suscitare un interesse situazionale. L'interesse epistemico è invece l'interesse che ormai si è radicato e è profondo. Per cui, diciamo così, ogni volta che c'è la lezione di storia o di matematica, io esulto di gioia perché entriamo in un argomento che mi piace. Mi interessa.
I due tipi di interesse sono collegati come una, diciamo, in termini, diciamo così, temporali. Non nasce l'interesse epistemico se non c'è l'interesse situazionale, anche se non sempre l'interesse situazionale può diventare epistemico. L'insegnante deve saper gestire e suscitare l'interesse. Invece, molto più importante è saper dimostrare l'utilità e i valori di quello che si deve imparare. Su questo, come ho detto, l'autrice dedica tutto il capitolo, praticamente ottavo, su questo argomento, perché è l'aspetto più significativo, anche perché lei, diciamo così, di orientamento di fondo assume la teoria di quel gruppo di ricercatori che si rifà e la viene chiama la motivazione come un mix di aspettative e di valore che le persone danno a ciò che fanno. Nel valore c'è l'aspetto di utilità, oppure viene preso anche il termine trasformativo da Dewey, che vuol dire è il dare e il trovare in ciò che si impara una cosa che mi arricchisce e mi fa vedere, interpretare, capire di più quello che mi circonda o quello che vivo. Allora, la cosa importante in tutto questo è, e poi lo riprenderemo dopo, per la motivazione, e credo anche che sia molto molto significativo, riuscire a fare una scuola che dimostri l'utilità e il valore di quello che si impara. Anticipo quello che, se riusciamo, dirò successivamente. Lei dice: non si può ottenere che tutti i ragazzi abbiano una motivazione intrinseca all'apprendimento, però tutti i ragazzi possono apprezzare il valore di quello che imparano. Ed è su questo che bisogna insistere nella scuola. E indurre la motivazione, evidenziando i collegamenti che ha o che hanno ciò che si studia e si apprende con l'esperienza che si vive o con il contesto e l'ambiente nel quale si agisce o si vive. Come si fa a dimostrare questo? Ci sono poi diverse strategie o tecniche, magari questo le vediamo dopo. Evidenziare e sottolineare lo sviluppo della competenza. Si può legare questo anche all'utilità e al valore. Studiando, imparando, è importante che l'insegnante sottolinei e faccia vedere come imparando si cresce in autocoscienza, in consapevolezza, si cresce in autodeterminazione, cresce in autoregolazione, si cresce in metacognizione, si cresce nella capacità di comprendere se stessi e la realtà e il mondo che ci circonda. Nell'apprendimento magari di una disciplina si sviluppa anche una competenza a saper agire con
competenza dentro un certo dominio. Scegliere attività coinvolgenti e non noiose. L'autrice sottolinea una cosa che io vedo, per quello che ho di esperienza, molto diffusa oggi, soprattutto in certi insegnanti, che è quella di far compilare delle schede, riempire degli spazi vuoti, fare degli esercizi che allenano la velocità e la scorrevolezza nel fare calcoli e roba di questo genere. Spesso si scelgono anche attività coinvolgenti, ma anche fuorvianti, tipo le gare, chi risponde prima a una domanda o roba di questo genere. Bisogna stare molto attenti a questo. E nel momento in cui si deve studiare, o si deve apprendere e si devono proporre delle attività. Possono essere attività di gruppo, possono essere sequenze di operazioni, possono essere attività diverse. Io posso proporre domande aperte oppure domande chiuse. In ogni caso, bisogna stare attenti e percepire se quello che propongo coinvolge il noioso. Per esempio, può essere noioso anche semplicemente il ripetere troppo spesso le stesse attività. A un certo punto i ragazzi sono stufi. Di fare le Io ho trovato una volta in una scuola un insegnante che tutto quello che spiegavo, faceva studiare, voleva che i ragazzi riassumessero. Il compito da fare era riassumere. E lui cercava di convincere i ragazzi che avrebbero capito questo quando sarebbero andati avanti nello studio e nell'università, quando avendo molte cose da sapere, era importante avere la strategia di riassumere. Quindi ogni cosa che dovevano studiare, sia un libro, sia una spiegazione, dovevano riassumere, scrivere un riassunto. E non si capacitava del perché i ragazzi non ne potevano più di fare riassunti, i ragazzi si demotivavano e i genitori si lamentavano. Non, il variare le attività, il renderle così accattivanti, il farne vedere la capacità che ha una certa attività di portare ad un risultato e che un'altra attività non porta ad un risultato, cioè è molto significativo e importante. La variazione. Variare molto le attività, anche qui con equilibrio, perché se un'attività, se ogni giorno cambio attività, è facile che i ragazzi poi non percepiscono e non assimilano una procedura. Per cui bisogna stare attenti che le attività lentamente siano assimilate e diventino un formato di attività di apprendimento. Però è una cosa significativa da stare attenti a soddisfare il bisogno di relazionalità. Due autori che sono viventi e che sono stati e sono grandi ricercatori sulla motivazione intrinseca ed estrinseca di Sy e Ryan, quando al termine della loro ricerca avanzano suggerimenti educativi, portano tre elementi. Uno di questi elementi è
il bisogno che i ragazzi, gli studenti hanno di relazionalità. Qui non parlo di relazionalità nel senso di, perché c'è anche quello di appartenenza, però qui relazionalità vuol dire che nel fare qualche cosa è estremamente importante non solo pensare alla competenza che si acquisisce e che quindi, diciamo così, riflettere per conto proprio, in silenzio e ponendosi delle domande, cercando di rispondere e entrando dentro se stessi, trovando tutte le risorse, cioè, e si raggiunge un risultato più significativo e importante, ma capire che la relazionalità è significativa ai fini di fare quello che si fa. Fare qualcosa insieme con qualcun altro, adesso non si può dire in assoluto perché anche qui bisogna stare con avere dei limiti, però la relazionalità è importante ai fini di dare significatività alle cose che si fa. L'uso di domande, le domande sono uno dei principi, delle strategie più significative, della motivazione ad apprendere. Naturalmente bisogna possedere bene la tecnica delle domande o la strategia delle domande. Adesso fermarci su questo mi sembra. Se vi interessa, vi posso dire qualcosa di più per precisare meglio questa strategia delle domande, però vorrei anche andare avanti perché non possiamo più fare un terzo incontro, senza aver detto. Eh sì. Sì, andrei avanti, poi vediamo Andiamo perché. avanti. Poi leggete e troverete. L'altra cosa importante sono i compiti autentici o i compiti di realtà. O i compiti, diciamo, contestualizzati. È un altro modo per rendere fortemente significativo il valore di ciò che si studia. Cioè far vedere ai ragazzi che quello che si studia è immediatamente utile. Non fate come i miei insegnanti che dicevano che la matematica dovevamo saperla e che l'avremmo capita quando avremmo avuto 30-40 anni oppure se facevamo l'università in matematica. No, no, non si può pensare oggi di motivare in questo modo. I ragazzi devono immediatamente vedere l'utilità. Tenere presente il rapporto di sfida e abilità nella teoria del flusso. Su questo argomento c'è una teoria che è stata proposta da un certo Csikszentmihalyi, che vi ho citato l'altra volta, torno un momento indietro per farvi vedere come è scritto il suo nome ed è estremamente complicato, che lo vedete, quello nel punto terzo di C. Ryan, l'ho citato prima. La teoria del flusso è questo Csikszentmihalyi. Csikszentmihalyi è un americano, anche se lui è di origine ungherese, per cui il nome è ungherese. Che cosa dice lui? Dice e ha una rappresentazione che sarebbe forse più facile comprendere se io facessi proponessi però se voi avete un minimo di senso di matematico e avete una penna in mano, potete fare due assi cartesiani. Su un lato mettete abilità e sull'altro mettete, se volete, difficoltà. Allora,
queste due dimensioni si relazionano in un modo particolare. Per cui, se c'è alta abilità e c'è poca difficoltà in ciò che devo fare, io vado incontro alla noia. Mi seguite? Speriamo. Se ho basse abilità e ho alte difficoltà, vado incontro all'ansia. Perché non ho la capacità di affrontare le difficoltà. La posizione ideale è quella del rapporto equilibrato tra competenza e difficoltà. Quando fai qualche cosa, devi stare molto attento a che non esagerare nella sfida, cioè nella difficoltà, se non ci sono le abilità, ma anche non proporre dei compiti troppo facili quando le abilità sono ormai acquisite e superiori, perché va incontro alla noia. La situazione ideale è quella che sta dentro un fascio, dentro uno spazio, che va dal vertice delle assisse, diciamo in posizione diagonale, ad un livello di abilità corrisponde un livello di difficoltà fattibile. Nel proporre attività è molto significativa. La teoria del flusso dice fondamentalmente questo. Che quando io mi trovo nella situazione ideale di questo rapporto, le persone si coinvolgono in un modo tale da perdere la percezione di sé, dell'ambiente in cui sono, della fatica che fanno, del tempo che passa. E vivono un'esperienza che chiama lui di flusso, cioè esperienza che poi è un modo estremistico di parlare della motivazione intrinseca, perché tu sei talmente coinvolto in ciò che fai che ti dimentichi di tutto, di mangiare, del tempo che passa, della stanchezza, degli altri, della difficoltà. Delle cose e non perché sei sfidato e ti impegni e la motivazione è massima. Va bene? Posso andare avanti? Sì. Veniamo Sì, qui prego, vada alla. pure avanti. Vada pure avanti, non ci sono domande. L'altra variabile è posso farcela? Che cosa determina il successo e il fallimento? Su questo vi ho già detto, è intervenuta moltissimo la teoria delle attribuzioni, oppure la teoria di una certa Carol Dweck diciamo così, sul pensiero o sulle convinzioni, entitative o dinamiche o evolutive che hanno i ragazzi. Teniamole separate. Wiener dice questo, che ciò che noi, quando noi facciamo qualche cosa, se stiamo spontaneamente, pensiamo a perché le cose sono andate bene o sono andate male. Allora, quando va male, uno cerca le cause. E il modo di cercare le cause può essere categorizzato. Per esempio, se il tipo di causa che io trovo è stabile e fuori del mio controllo, io penso che
Il fallimento è inevitabile. E faccio un esempio. Supponete che un compito è andato male e un ragazzo dice: è andato male perché l'insegnante è troppo esigente. Vuole troppo, è spropositato nelle richieste. Però l'insegnante io non lo posso cambiare. E quindi è una causa che rimarrà anche la prossima volta. E per tutto l'anno. Per cui dico, mi sa che ho indovinato male l'insegnante, però me lo devo portare fino alla fine. E credo che mai avrò un voto elevato con quell'insegnante. Ok? Se io invece dico di fronte al compito che è andato male, dico, mi sono lasciato prendere dalla partita e ho guardato la partita di Champions League e invece avrei dovuto studiare e prepararmi, io ho un altro tipo di causa che è invece instabile e sotto il mio controllo. Cioè, io posso la prossima volta dire che c'è il compito, dico, sto attento e non lasciarmi prendere dalla partita o dalle. Oppure, per esempio, posso dire, ho ritenuto, che il compito fosse troppo facile mentre aveva delle cose, che bisognava stare attento, io mi sono distratto oppure mi sono lasciato e le cose non sono andate bene. Quelle sono cause interne e instabili, dipendono dal mio controllo. Chiaro fino qui? Beh, il tipo di cause, cioè il tipo di ragioni che un ragazzo si dà del proprio comportamento o di quello che è successo è molto significativo. Per cui, per esempio, c'è qualche ragazzo, io l'ho fatto con i miei, studiando questo, io l'ho scoperto con qualche mio insegnante. Per esempio, io mi ero a un certo punto accorto che su certe materie, più del 6 meno, il mio insegnante non mi avrebbe mai dato. Per cui a un certo punto ho detto, ma qualsiasi cosa faccio, tanto più di 6 meno non mi darà. Il tipo di ragionamento che il ragazzo fa sulle cause del successo o del fallimento è molto significativo. E questo perché l'ideale è che la causalità sia instabile e sotto controllo. Questo è l'ideale. Dentro queste causalità ce n'è anche una che è stata esaminata in modo particolare, vi dicevo, da Carol Dweck. Lei ha controllato il tipo di motivazioni che avevano i ragazzi rispetto a quello che facevano e ha visto che i ragazzi hanno una teoria delle loro qualità mentali, diciamo così, più in genere della loro intelligenza. Ci sono alcuni che hanno una teoria entitativa, lei la chiama. Entitativa vuol dire che reputano di aver avuto per natura un certo tipo di intelligenza o alto o basso. Se ce l'hanno alto, pensano che i compiti andranno sempre bene. Se ce l'hanno basso, pensano che i compiti andranno male. Questa teoria è, diciamo così, viene chiamata, è qualche cosa che tu hai per natura.
E il fatto che tu pensi che i risultati scolastici sono attribuibili alla alte o basse capacità che hai avuto per nascita determinano molto dell'attività della motivazione. Mentre invece i ragazzi che sono più capaci hanno una visione, viene chiamata dinamica o evolutiva. Cioè, ciò che io faccio dipende dalle strategie che uso e dall'impegno che metto. Se io ho una se di fronte a un fallimento dico dovevo studiare meglio quel contenuto perché non ce l'avevo chiaro e il fatto che non l'avessi chiaro mi ha determinato gli errori che ho fatto, oppure non mi sono sufficientemente impegnato, eccetera. E diciamo così, rispetto a Wiener, torna a delle concezioni di qualità interne, controllabili e modificabili. Questi ragazzi hanno maggior successo. I ragazzi normalmente hanno questa idea, in genere suggerita inizialmente dai genitori. I genitori alle volte facendo dei confronti, loro sentono che parlano anche tra i genitori e dice tu non sei intelligente oppure ma tu non riesci in matematica, non sei fatto per la matematica oppure non sei fatto per quella materia. Bisogna stare molto, 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 molto attenti che queste cose non sono fondate e sono degli stereotipi, però vengono trasmessi già in famiglia. Ma poi spesso vengono confermati a scuola. Una delle cose che io ho sempre detto ho detto di stare attenti è anche il ricorso alle intelligenze multiple di Gardner. Che quando un ragazzo non riesce in una cosa, si dice, ma tu non hai l'intelligenza. Lo dice anche un grande ricercatore come Gardner, che dice non siamo tutti, oppure non hai lo stile cognitivo per queste cose. Queste cose, nell'autore, che poi insomma, sono molto criticate, ma non solo lì, sono anche altrove, in altre ricerche, molto criticate, non sono fondate, bisogna stare molto attenti. E bisogna trasmettere ai ragazzi invece l'idea che i risultati dipendono dallo sforzo e impegno e da un uso intelligente di strategie. Allora, tornando a quello, poi c'è ancora, scusate, ancora una cosa. Posso farcela fare riferimento ad un'altra teoria che è stata proposta da un certo Albert Bandura e poi con una quantità di ricerche enorme, che viene chiamata anche la self-efficacy o dalla autoefficacia. Bandura ha evidenziato questo nelle sue ricerche, un volume molto spesso e di sue ricerche è stato tradotto anche in italiano. E lo trovate, mi pare, il senso di autoefficacia. E Bandura è un uomo, è stato un uomo eccezionale, molto della ricerca psicologica di un certo tipo, alle radici nel suo studio. Lui ha cominciato, diciamo così, è la causa della caduta del comportamentismo negli anni 50, quando lui per il governo americano si è messo a studiare sugli effetti negativi dei film dei mass media violenti dei cinema violenti. E era negli anni 50-60 c'era una forte preoccupazione
sociale del governo a ritenere o aver timore che molta della violenza crescente nella società fosse dovuta ai mass media, ai film o agli spettacoli violenti. E lui rilevò che questo non era determinante, perché sottoponendo dei tipologie di ragazzi diversi diciamo così, esposizioni violente, reagivano in modo opposto. Quindi non era dovuto questo. E poi introdusse anche tutta una serie di altre considerazioni psicologiche che sono oggi ormai ritenute fondamentali, per esempio nel caso della motivazione e il tema degli obiettivi. Lui sottolinea come gli obiettivi nella motivazione non sono delle spinte istintive che uno ha, perché l'uomo ha una dimensione di proattività, di inventare e di progettarsi e di orientarsi nella realizzazione di sé. Quindi è una persona molto straordinaria. Io ho avuto modo di incontrarlo una volta in un convegno, io ero con lui a fare una conferenza ed è ormai, credo che sia più che novantenne, se è ancora vivo. Allora, però lui dice questo, per quello che riguarda, che è la teoria che più sembra spiegare anche quelli della sindrome, i ragazzi con sindrome da fallimento. Cioè, quando tu fai un ragazzo o uno studente si mette in un compito e può fallire nel compito. Nel momento in cui fallisce e cerca le cause e magari dice beh, è andata male. Poi dopo una, due, tre o quattro, lui accumula una storia di fallimenti. Questa storia di fallimenti fa sì che la persona si ritenga non più all'altezza di affrontare certi tipi di compito. Per esempio, un ragazzo si impegna molto per studiare o si impegna per un'interrogazione, poi magari usa una strategia sbagliata o usa è superficiale nel suo studio perché usa molto una tecnica memorizzatrice e poi le cose vanno male. Allora lui dice: ma non sono fatto, non sono quello che poi si dice, non sono fatto per lo studio. Che poi viene ratificata internamente dal ragazzo, ma poi sostenuta magari da continui fallimenti che vengono giustificati dall'insegnante oppure giustificati dai genitori, che precludono certi sviluppi perché ormai un ragazzo è chiuso nella possibilità di farcela in certe cose. Non ce la faccio in italiano, o non ce la faccio nelle materie scientifiche, oppure non ce la faccio per la scuola. O non ce la fa e sono fatto invece per le attività pratiche oppure per il lavoro. Questo vuol dire la convinzione sul posso farcela, cioè che si viene chiamata la teoria dell'autoefficacia. Allora, queste cose sono molto significative e importanti dal punto di vista motivazionale, perché sono le teorie che coltivano gli studenti con l'esperienza, non solo gli studenti, coltivano anche gli insegnanti nel giudicare i ragazzi e spesso trovano anche dei suggerimenti sbagliati, tipo dare compiti facili perché lui possa recuperare il senso del successo, oppure diciamo così, e giustificare che lui non può fare certe cose e avanti. Quali sono le strategie?
La strategia importante è essere, conoscere bene queste teorie, è molto importante, e saperle, diciamo così, indagare in un modo sofisticato nei ragazzi e non indurle e stare attenti a non indurli in errore. I ragazzi vengono a scuola già le volte dopo molti anni e quindi si sono già fatte delle convinzioni. Spesso si sono fatte delle convinzioni errate. E quello che un insegnante deve stare attento è non fare dei questionari su queste cose. Perché fare dei questionari su queste cose richiede molta professionalità, molta competenza e una competenza psicologica particolare. Però se un insegnante sta attento nei colloqui con i genitori, nel parlare con i ragazzi, nel modo con cui spiega le correzioni dei compiti, può correggere convinzioni errate. E gli insegnanti devono stare attenti e correggere quelli che sono stereotipi. Per esempio, non so se questo è un fatto tipicamente americano. Nel libro l'autrice dedica molto, molto in vari posti, molto attenzione agli stereotipi, soprattutto allo stereotipo di genere, per cui le donne, le ragazze, le femmine non sono portate per le scienze esatte o scientifiche, mentre i ragazzi sono più orientati verso su questo. E bisogna su questo stare molto attenti. Convincere invece del rapporto che c'è tra sforzo e risultato. Se ti impegni, se usi la strategia giusta, vedrai che i risultati vengono. E insegnare strategie, insegnare, educare la metacognizione, insegnare a scegliere, ad avere un ricco repertorio di strategie per affrontare le cose, è una strada molto motivante. Stare molto attenti all'importanza della valutazione su questo sistema, di pensieri, di convinzioni. Molte cose vengono di questi pensieri, vengono nella scuola dalla valutazione. Per questo si sottolinea moltissimo che la valutazione deve essere informativa, deve essere immediata, deve essere formativa, deve aiutare i ragazzi ad avere successo. Insiste moltissimo su questo. Poi, se voi volete, qui si apre una cosa che è molto ampia, non posso affrontarla completamente. Soddisfare il bisogno di relazionalità. Il bisogno di relazionalità è molto complesso, eh? È certamente quello legato alla opportunità di sentirsi insieme ad altri, ma è anche legata poi a dei processi, tipo il processo di aiuto reciproco o di zona di sviluppo prossimale. La relazionalità aiuta moltissimo. Insegnare ad auto rinforzarsi. Penso che sia chiaro quel che vuol dire auto rinforzarsi. Cioè alle volte faccio un esempio che può servire. Io quando ero piccolo, per la cultura del tempo, per la situazione, per carità, non voglio giudicare,
Però quando io alla fine di un anno ero promosso, andavo da mia mamma tutto contento a dire: sai, è stato promosso. E lei mi diceva: hai fatto solo il tuo dovere. Lei non mi aiutava nel rinforzarmi, e diciamo in qualche modo, erano le cose che si dicevano a quel tempo. Ti educava forse al senso del dovere, però il coltivare un senso di soddisfazione di quello che si è fatto e insegnare ai ragazzi a autorinforzarsi è anche molto significativo e importante, perché alle volte non sempre tu hai i rinforzi dagli altri, però devi saperti. Questo, ad esempio, l'ho trovato spesso nel mondo della scuola degli insegnanti. Gli insegnanti che dicono, dopo aver fatto tanto, dicono: mai che il preside ti dica che è contento, che ha sentito che i genitori sono contento di quello che fai. E non c'è, e uno si abbatte, deve farlo. Fare la cosa solo per il dovere, per professionalità, ma l'insegnante può anche fare le cose senza avere il rinforzo esterno, ma avendo il rinforzo interno, se riesce a farlo, perché è contento di fare quello che fa. Ridurre l'ansietà. Spesso si crea ansietà nei compiti. Quando qualche anno fa, forse tutti lo ricordate, capitò un fatto a Milano che dei ragazzi aprirono i rubinetti dei lavandini per tutta la notte, bagnando, poi allagando il piano e rovinando il pavimento di sotto, i soffitti di sotto e tutto, eccetera. E gli insegnanti, c'erano alcuni insegnanti che dicevano: qui ci vuole la punizione, qui bisogna far pagare loro quello che hanno fatto, bisogna renderli responsabili che hanno fatto. Però pochi intervennero per rilevare come quello avvenne in occasione di una situazione dove l'insegnante aveva creato un'ansietà elevatissima per il compito che avrebbe dato. Bisogna stare anche qui attenti a queste cose. Insegnare il processo. C'è una teoria, c'è una corrente del cooperative learning che io amo in modo molto significativo, anche se non ha moltissima ricerca al suo attorno a questo. Certamente Johnson e Johnson hanno molto più dati su questo, però ce n'è un'altra che viene chiamata la script cooperation. In sostanza si dice questo. Si dice che due studenti o tre messi a studiare, non è detto perché sono in tre o in quattro, alla fine hanno appreso. Se non sanno cosa usare la strategia per lo studio. E lui dice: molti insuccessi scolastici dipendono dal fatto che vengono date delle cose da fare senza mai che i ragazzi siano educati nella sequenza procedurale da eseguire per ciò che viene richiesto. Faccio un esempio. Se voi dite a dei ragazzi, provatelo anche in classe, cioè, confronta, che so, il Brasile con l'Italia, vedrete che molti, molti ragazzi vanno a caso. Mettono il confronto tra quello che è la superficie con quello che è la densità della popolazione, mettono il confronto, che so, la posizione geografica con la storia del Brasile, cioè vanno il confrontare è un processo che ha una certa sequenza di operazioni. Devi stabilire prima di tutto
diciamo così, i livelli di confronto e poi fare vedere l'uno o l'altro sullo stesso livello di confronto e poi alla fine avere dei criteri di valutazione rispetto al oppure scegliere i livelli in base all'obiettivo che ha il confronto. Lo stesso quando si insegna a scrivere e a fare dei componimenti o a fare un ragionamento, si dice ma ragiona, oppure sii critico in quello che pensi. Io ricordo un libro che era sul pensiero critico, che cominciava proprio in questo modo. Diceva che un ragazzo aveva ricevuto il compito e l'insegnante gli aveva detto: Pierino, loro in americano dicono John, il Pierino loro è John. Giovanni dice: se fossi stato attento, certi errori non li avresti commessi. Devi essere attento e devi essere critico in ciò che fai, in ciò che scrivi. Ragazzo, Giovanni dice: ok, ha ragione, sì, devo essere. Torna a casa e dice: com'è andata? La mamma dice: ha ragione. Com'è andata la scuola? L'insegnante mi ha detto che devo essere attento e critico in ciò che faccio. Vedi, dice la mamma, è quello che ti dico sempre io. Devi essere attento e critico. Non devi fare le cose come le fai. Devi pensare e devi essere critico. Poi dice, continua quest'autore, dice, però nessuno gli ha insegnato a come essere attento e a come essere critico. Come si fa? E che cosa bisogna fare? Insegnare i processi. Quelli con la sindrome di fallimento si recuperano soprattutto insegnando loro i processi. Scusate? Messico, professor Comoglio, abbiamo già Ci ho superato un po' il pensato. limite. Sì, Va bene. adesso non so se, Fermiamoci. perché immagino che lei Fermiamoci qui. potrebbe andare avanti ancora tantissimo, perché le cose da dire sono veramente molte, molte interessanti. Non so, io segnalo due interventi che sono stati mentre Sì. lei parlava. Una collega diceva che non bisognerebbe mai giudicare le persone dei nostri studenti, ma solamente il lavoro, il compito svolto. E poi un'altra collega diceva come fare ad abituare i bambini ad autovalutarsi, quindi per esempio se sono stati critici oppure. Allora, quanto alla prima è abbastanza facile, poi la persona che ha fatto la domanda può ribattere e stare attenta. Non è una strada percorribile quella, perché quando lei dice a una persona e fa una critica, rileva un errore, lei vede che le persone non si focalizzano sull'errore. Il giudizio su quella cosa ha delle ricadute a catena o diciamo così sulla personalità. È difficile, soprattutto poi un bambino, non ci riesce un adulto. Se un insegnante, un collega ti dicesse: sai, ho sentito che la tua lezione o le tue lezioni non sono ben preparate, sfido a sapere e mi dica chi parla ancora con l'insegnante che le fa quella critica. Perché quello è preso da ciascuno di noi, facilmente preso, non come un giudizio sul mio modo di insegnare, ma è preso su un giudizio globale della persona. Non ho la professionalità di fare quello che devo fare e non ho le capacità di farlo.
Questa è una uscita fuori anni fa che non ha prodotto assolutamente miglioramenti. Perché se io dico a una persona non sai vestirti bene, quella si sente offesa. Ma io gli ho detto solo che dovrebbe vestirsi meglio. Perché no, quella persona facilmente estende il giudizio. Su, e rompere le relazioni. È un'illusione quella di distinguere tra persona e compito. Il ragazzo che ha fatto il compito si immedesima, si vede, si rispecchia nel compito. Tu hai un bel da dire che qui hai fatto quell'errore, qui ne hai fatto un altro, però io non giudico te. Ma come fai a dire che non giudico te quando ti ho detto che hai fatto un mucchio di errori? Ho risposto? Spero di sì. Ci riflettetici, non è una cosa. Bisogna usare altre strade. E ci sono, non è che non ci sono. Però bisogna entrare in merito alla valutazione e in merito all'uso e all'applicazione di strategie di valutazione. L'altra domanda era sull'autovalutazione. Puoi ripetermela solo? Sì. Dunque. Come fare per aiutare i bambini fin dai primi anni di scuola a imparare a autovalutarsi? Come insegnare Allora, questa ci abilità? sono, su questo ci sono molte tecniche, potrei darvi anche molte cose da leggere su questo. Ve ne dico una tanto che va bene per i bambini. Va bene. La valutazione tra pari fatta bene, insegnata bene, è utilissima. C'è una tecnica in questa, non è nel libro, ve la dico io perché ho studiato molto per anni questo tema della valutazione. C'è la che la chiamano due stelle e un consiglio. Allora, si usa questa forma. Quando i ragazzi fanno qualche cosetta, un piccolo compito, parlo dei bambini piccoli, si può anche fare con gli adulti, con ragazzi più grandi, però bisogna saperla datare, ma tanto perché avendo poco tempo io lo faccio l'esempio molto semplice. Quando si è fatto un piccolo compito, i ragazzi si scambiano il compito e viene richiesto ai ragazzi di dare due riconoscimenti positivi al compito che ha fatto il compagno e un consiglio per migliorarlo. Praticata nella valutazione formativa e per un certo tempo, questo aiuta moltissimo i ragazzi. La valutazione dell'insegnante è sempre una valutazione molto pericolosa perché è difficile per un insegnante entrare nella sensibilità dei ragazzi, soprattutto poi quando sono piccoli non li conosci bene. Alle volte una parola viene sentita come con una violenza interiore fortissima quando l'insegnante direi non se ne manco accorto di averla detta. Per cui la valutazione certamente dell'insegnante è molto meglio l'autovalutazione. Però per dare l'autovalutazione e che sia efficace bisogna saper utilizzare bene, però io non posso entrare in merito a questo, usare bene delle rubriche di valutazione. Allora, la rubrica di valutazione ti indica dei criteri oggettivi di riferimento che tu, il ragazzo, deve applicare a se stesso, senza necessariamente subito far entrare in gioco la sua relazione con gli altri e con l'insegnante.
Non so se ho risposto a sufficienza. Devo Sì, andare. sì. Poi certamente si apre Si un altro apre problema. tutto un mondo di cose. Io a questo punto non ho capito il discorso, però il tempo purtroppo sì. Ringrazierei molto il professor Comoglio e estendo al professore tutti i ringraziamenti che sto leggendo nella chat dei partecipanti e qualcun altro, Ma sì, oltre a io quello che ringraziarlo. vi posso dire è che quando uscirà il libro, che spero abbastanza presto, se, quelli di Torino almeno potrebbero, possiamo vedere l'opportunità con il Covid, con il vaccino, di potersi incontrare e fare qualcosa di più approfondito per quelli che lo interessa tutto questo. Ecco, allora sì, allora possiamo vedere, magari appunto, adesso andiamo a capire un po' come si evolve la situazione. Devo dire che alcuni corsi che dovevano essere svolti in presenza al CESEDI hanno un po' buttato, come dire, il cuore oltre l'ostacolo e diciamo, boh, vediamo, proviamo a fare. Magari possiamo darci appuntamento dopo che il libro sarà uscito, organizzare una Perché presentazione avendo il ufficiale. libro davanti, perché il libro è molto, ma molto, ma molto, ma molto infinitamente migliore di quello che io ho detto. No, no, assolutamente. No, Poi no, lei Angelo, l'ha quasi letto tutto, credo che può. no, 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 c'è moltissimo, c'è veramente tantissimo su cui ragionare, riflettere, per cui anche per lei, professore, è stato difficile sintetizzare, perché poi, oltre alle cose che lei sa di suo, ecco, diciamo, oltre alla sua esperienza, eccetera, quindi potremmo pensare, una volta che il libro sia pubblicato, di organizzare, sperando che le cose lo consentano, cioè che Sì. Troveremo l'emergenza si riduca un po', di il organizzare. modo, se non è possibile in presenza, si potrà continuare a farlo in distanza. Vediamo. Magari allora lo faremo a distanza. Sì, però lei Vediamo, giustamente dice. vediamo come evolvono le situazioni. Se poi avesse il libro a disposizione, chiaramente poi poterlo sfogliare così, anche così quello che lei dice, andate al capitolo 8 piuttosto che al capitolo 9, uno con il libro davanti poi se lo segna, ecco. Va bene. Allora io ringrazio tantissimo il professor Comoglio ancora per questa sua ricchissima esposizione, perché oltre ai contenuti del libro ha messo tantissimo della sua esperienza come docente, come formatore, per cui la ringrazio a nome di tutti i partecipanti, ringrazio anche tutti coloro che sono intervenuti questa sera. E possiamo salutarci con gli auguri di un 2021 meno Infatti problematico, meno anch'io mi faticoso. associo nel farvi tanti auguri di buon anno, sperando che insomma, l'anno nuovo porti una novità migliore. Benissimo, grazie ancora professor Comoglio, grazie a tutti voi che hanno Grazie a voi che partecipato. avete avuto il coraggio di cominciare a delle ore di vacanza per sentire me. Va Va bene. bene, grazie a tutti allora. Tanti Auguri auguri a ancora di tutti. Auguri buona fine e buon inizio. di buona fine e buon anno. Arrivederci. Arrivederci, arrivederci. Arrivederci.